per demerito suo. Lancio dentro, Attenzione. intanto non è finita. Markovic! 4-3 Juventus! Markovic! Il timbro del serbo e tutti ad abbracciarlo. 4-3 Juventus! Una gara che non finisce più a Vinovo. È Markovic il marcatore e la riporta in avanti la Juve con il graffio del serbo. 4-3 Juve. A proposito di cambi, anche Markovic era entrato a gara in corso. Ma che dire ormai di questa partita? Insomma, non so, manco ancora 30 secondi. Chissà che cosa può succedere, una partita incredibile, bellissima, colpi di scena, gol da una parte e dall'altra. È logico che quando c'è un gol c'è sempre qualche disattenzione da parte dei difensori, come Culotta è stato molto bravo prima in anticipo, adesso qui è andato a vuoto e ha permesso a Markovic di fare il gol che a tutti gli effetti ormai veramente manca poco, può essere decisivo. Faccio una battuta, un minuto in più, ci ha dato anche retta sostanzialmente l'arbitro, poi però guarda il cronometro e a giocarla su Mandeira, il cross in mezzo verso l'uscita del portiere, palla che rimane lì, Markovic! La Juventus è in vantaggio al settimo minuto nel corso del secondo tempo supplementare. Luka Markovic 2-1 all'ultimo respiro, la Juventus passa in vantaggio e completa l'opera della rimonta. L'uscita completamente sbagliata di Russo. Luka Markovic mette dentro il pallone del 2-1. Segna solamente gol pesanti. In extremis Luka Markovic. Qui nei supplementari. La prima volta sul nostro Antonio Romano con Luka Markovic. Sì, andiamo con Luka Markovic, complimenti, è una bella partita, un gol decisivo come hai fatto anche contro il Milan, non è stata una partita facile. Sì, sempre sono felice quando segno, ma più importante è vittoria della squadra. Oggi una partita difficile contro una squadra ostica, quindi sono molto contento per la vittoria e ora ci concentriamo, non so come si dice. Ci concentriamo. Sì, per la prossima domenica. Assolutamente sì, grazie mille Luca, grazie, complimenti ovviamente. La prossima domenica vuol dire... Se ne incarica Nicolussi, nel corto c'è anche Bandeira. Pallone dentro, la sfera viene toccata da Markovic. 4-3, ma finisce qui. Finisce... Però ancora Markovic non ha avuto la cattiveria giusta da attaccante in una situazione del genere di andare a realizzare il gol che per tanti motivi sarebbe meritato. Ecco, vediamo. Ed eccolo qui che arriva il gol di Markovic. Questa volta è un errore di Dasia che di fatto glielo concede perché scivola mentre sta calciando il portiere, perde palla e l'attaccante bianconero ne approfitta. Quarto gol per la Juventus, 4-0 al 90esimo, arrotonda il punteggio la squadra bianconera. All'arco Petrelli. Lo tiene lì a contatto con il pallone, buona azione di Petrelli, il pallone che arriva dentro l'area con la possibilità, il tocco sotto misura di Luka Markovic che riapre la contesa al Bozzi. Il timbro è del serbo Luka Markovic con un pallonetto delizioso che finisce dritto dritto in rete, carica i suoi, mancano 3 minuti al termine, la riapre la Juve con l'ex crotone Luka Markovic. L'azione insistita da parte della Juve, rimpallo fortuito che porta alla conclusione Markovic. Soltanto il recupero. Zero a fare in cui c'è l'Inter. Occhio alla giocata di Fernandes che passa aumentando i giri del suo passo. Palla dentro e la Juve triplica con il gol del 3-1. La deviazione vincente è di Markovic. Gol molto simile a quello dell'1-1 con la palla che arriva sì. Da destra e un tocco verso la porta. Una ripartenza della Juventus gestita, di 40 metri gestita benissimo da Fernandes che, come dicevo, poi ci sono dei gusti personali, però oggettivamente secondo me è un giocatore pronto per giocare nel campionato dei grandi. Portanova, secondo assist della sua partita, Markovic non può sbagliare da lì. Disimpegno della Juventus, 11. Simili a degli eroi, abbiamo il cuore. Strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei.
basta, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta. Ogni pagina nuova, sai, sarà ancora la storia di tutti noi. Solo chi corre può fare di te quello che sei. Oggi l'abbiamo visto anche un po' allargarsi in fascia, insomma in questa stagione non era una posizione in cui aveva gravitato. E poi su Petrelli, che dopo un periodo complicato sta ritrovando i gol che per lui penso siano il pane. Allora, su Marković abbiamo scherzato tutta la settimana perché l'abbiamo provato, io gli ho detto alla Mandzukic, quindi i compagni lo chiamavano Mario e ci è venuta questa idea, ma questa idea viene dalla disponibilità che ha lui. La sua disponibilità sopperisce magari a qualche circostanza dove la tecnica non è quella di altri giocatori di questa squadra, ma si è ritagliato un ruolo importante all'interno del gruppo, perché la sua dedizione è una dedizione importante, ma anche durante la settimana, quindi con la partenza di Sene, di Pablo e Monzialo, che lo dobbiamo recuperare al 100%, mi è venuta questa idea, ne ho parlato con lui, gli ho detto che se non mi avesse dato quella disponibilità avrebbe fatto fatica a giocare, perché sapevo che veniva Olivieri, e lui come al solito si è messo a disposizione della squadra, quindi gli va dato merito di questo.